48esimo Festival del Jazz della Spezia fa tappa a Lerici, fra le tappe del Golfo dei Poeti di quest'anno. Qual è il valore di avere eventi di questo genere nell'estate lericina? È un grande valore, noi siamo molto lieti di ospitare anche quest'anno il Festival Internazionale del Jazz e lo ospitiamo in una location esclusiva, fantastica, la piazzetta San Giorgio, ai piedi del Castello Monumentale. È un grande valore che si va a inserire in un palinsesto estivo molto ricco quest'anno e che dà anche l'opportunità veramente di fare rete all'interno del Golfo della Spezia con una serie di eventi importanti e di alto valore culturale. Non riesco a condensarmi intorno a nessuna buona volontà. La maestra Oliviero ha sempre avuto ragione. Qual è il programma di questa serata? È appena finito il reading di Anna Bonaiuto e adesso avremo un bellissimo trio di jazz. In realtà è un duo con una special guest, il duo si chiama Nuance e è composto da Marcella Carboni, che abbiamo visto la settimana passata nel sestetto di Rosario Giuliani, e poi c'è con lei la cantante Elisabetta Antonini, vincitrice del Top Jazz 2015, il premio più importante del jazz in Italia, fatto dalla rivista Musica Jazz, e special guest della serata per l'occasione uno dei grandi trombettisti del jazz italiano, Aldo Bassi. Domani sera altro grande concerto, sempre qua, sempre a Piazza San Giorgio, in questa splendida location, con Harold Bradley, vero monumento della storia della musica in Italia, perché è stato il fondatore del Folk Studio, oltre ad essere un grande cantante di blues, attore, giocatore professionista di rap, insomma è una persona che ha 83 anni e ha una grandissima storia alle spalle. Basta solo pensare che nel suo locale andava a cantare dopo i concerti Bob Dylan.